Bene, per parlare di vendemmia 2020 bisogna fare un passo indietro, bisogna tornare alla situazione legata all'allegagione. Ci siamo trovati in una fioritura, nel periodo di fioritura, con una condizione climatica non favorevole allo svolgersi della fioritura, per cui si sono allungati molto i tempi di fioritura. E in questa situazione che cosa succede? Succede che il primo acino che allega rispetto all'ultimo che ha allegato ha una certa distanza, diciamo, di una quindicina di giorni. Questo fa sì che anche in fase di maturazione si mantengano queste situazioni. Allora, in invaiatura, quell'acino che in qualche modo si è formato per primo è quello che ha maturato per primo. Quindi ci troviamo con una difformità sia a livello di grappolo che a livello di piante. Questo fa sì che questa vendemmia è stata una vendemmia da interpretare, da lavorare molto sulla maturazione raggiunta. E quindi non era solo necessario avere una gradazione corretta, ma era necessario avere anche una situazione sensoriale corretta. E quindi per il lavoro fatto fino adesso, che si riferisce a aver fatto le basi spumanti, un po' di pino nero in rosso e un po' di prime varietà bianche più precoci, ci siamo comportati molto con l'aspetto sensoriale, per cui avevamo raccolto non a dato ma a percezione gustativa. E quindi l'interpretazione di quest'annata è legata a questo, ovverosia se si guarda solamente il grado, probabilmente avremmo raccolto prodotti più immaturi. E quindi abbiamo dovuto scegliere questa tecnica per soddisfare quelle che sono le esigenze di maturazione e contemporaneamente di qualificazione del prodotto. Vendemmia 2020, una vendemmia particolare con una primavera piovosa. L'annata comunque si è presentata buona, in fase di raccolta le uve bianche erano perfette, le uve rosse stanno maturando abbastanza velocemente. In più quest'anno, cioè, sono molto contento perché ho preparato un nuovo progetto. Si tratta di un macerato, quindi una nuova sfida per la mia azienda. La vendemmia 2020 è stata lunga, davvero lunga. È iniziata il 17 di agosto, è finita il 6 di ottobre, però c'è tante soddisfazioni. E la grande passione che ci spinge a fare questo lavoro non ci fa pesare le fatiche e i problemi che intervengono tutti i giorni durante la vendemmia e non solo. Ho fatto delle belle, grandi basi spumanti da pino nero, veramente molto soddisfatto, anche l'italico. La Bravini ci sta dando grande soddisfazione. Sui rossi c'è stato un grande impegno da interpretare l'annata, perché l'annata questa annata andava interpretata. Cioè, le vigne andavano fatte una cernita importante per avere, penso, un risultato che sarà all'altezza di un grande vino. Però è stata lunga, molto lunga. Vendemmia 2020 è per la prima volta da tanti anni, abbiamo iniziato proprio il primo di settembre con le uve a giusta maturazione, ne siamo stati contenti. Abbiamo iniziato ovviamente con la base spumante per poi raccogliere il pino nero Bordeaux Bosco, che è quello che si affina solamente in acciaio, e poi Monsieur Pinot Noir con l'affinamento in barrique. Quest'anno in particolar modo ci siamo dedicati alla Madame Chardonnay, che è un nuovo vino che stiamo iniziando a fare in purezza di Chardonnay, che viene fermenta in botte di legno. Questa è una sperimentazione di cui siamo molto in attesa. I primi risultati di questi giorni ci danno molta soddisfazione, speriamo che vengano riconfermati nel tempo. Ovviamente poi abbiamo raccolto le altre uve rosse e per ultimo quest'anno ci siamo ancora una volta concentrati e siamo riusciti, grazie al tempo più clemente dell'anno scorso, nella parte di ottobre, a fare la vendemmia tardiva del nostro Chardonnay, che ha dentro un pochettino di Riesling, di vigne mischiate. Spero che nonostante un'annata che non ricorderemo come un'annata bellissima, perché tutti noi purtroppo avremo un brutto ricordo, ma sicuramente sarà un'annata molto buona, questo ne posso essere certo, perché la natura sotto questo profilo non si è lasciata influenzare.
vendemmia 2020. Anche quest'anno si è conclusa la vendemmia 2020, la vendemmia nel 2020, anno, come ben tutti sappiamo, un po' anomalo per una serie di punti di vista che adesso sorvoliamo. Come tutti gli anni con le basi spumanti partiamo sempre in anticipo. Io personalmente non sono molto anticipatario come fanno molti miei colleghi, perché a me l'uva, anche per la base spumante, piace raccoglierla abbastanza matura. Abbiamo quest'anno raccolto per la prima volta il Riesling italico, dalla quale uva trarremo il nostro primo vino bianco fermo a base Riesling, che poi andrà ad affinare in bottiglia. Come altra novità, quest'anno mi hanno convinto degli amici produttori a fare un rosé fermo in stile provenzale, che ovviamente avrà rigorosamente il tappavite anche il Riesling, e perché no, provando anche a fare un altro tipo di vino che è una Bonarda ferma, anche questo con un tappavite, per cercare di sondare un nuovo tipo di mercato. La vendemmia si è conclusa fortunatamente senza intoppi di vario tipo, senza piogge, senza rotture, senza cose strane. Abbiamo ancora le vinacce dei vini rossi ancora da svinare, buona parte, e stiamo ultimando in questi giorni le svinature, e ci sembra che la qualità sia molto molto buona. Sostanza, colore, polifenoli e alcolicità ci fanno presupporre a vini longevi e strutturati, come di solito questo territorio è solito dare. Quindi io vi do appuntamento poi qui da noi ad assaggiare i vini nuovi e ad assaggiare anche le nostre riserve, ad assaggiare gli spumanti dell'annata 2020. E da Borgo Priolo è tutto, vi saluto, ciao! La vendemmia 2020 è stata una vendemmia molto particolare e differente da tutte le altre, e alla fine si è chiusa molto 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 bene, ma è stata una vendemmia estremamente particolare in quanto l'annata è partita con una maturazione delle uve che sembrava corressero, per cui ci siamo attrezzati per essere pronti subito, poi in realtà c'è stato un fermo. Perché sono cambiate le temperature, è tornato un po' più di freddo, c'è stato un fermo e poi è ripartita in un altro momento. Qui il direttore di cantina è stato estremamente attento e bravo, perché abbiamo atteso con le maestranze il tutto affinché le uve arrivassero alla giusta maturazione, e abbiamo concluso una vendemmia estremamente interessante, dove le basi spumante, noi abbiamo iniziato con lo Chardonnay il 12 di agosto e il Pinot Nero come base spumante abbiamo iniziato il 16 di agosto, e poi la nostra vendemmia è estremamente lunga, perché poi abbiamo avuto il Pinot Nero con Colonna Rosso tra la fine di agosto e i primi di settembre, dopodiché c'è stata la Barbera e per ultima la Croatina. Però è stata una vendemmia estremamente complessa, dove la discriminante importante è stata una gestione oculata del tutto. Mentre le altre annate partivano e concludevano in un certo modo, questa invece abbiamo dovuto interpretarla bene, per cui secondo me quest'anno, a macchia di leopardo, ci saranno delle realtà che si saranno espresse in una maniera egregia e altre realtà che invece dovranno un attimino vedere un po' il tutto. Però è stata una vendemmia estremamente complessa da interpretare, ma alla fine il risultato che abbiamo portato a casa siamo estremamente soddisfatti. Vendemmia 2020. Allora, quest'anno la vendemmia è stata scarsa come tutti gli anni per via delle condizioni del nostro vigneto, ma come al solito la qualità è sempre abbastanza buona di tutte le uve. Abbiamo avuto qualche problema con dei temporali che hanno creato del movimento di terra, ci ha creato dei lavori aggiuntivi, però in generale la qualità delle uve, soprattutto le uve rosse, è rimasta di altissima qualità. La vendemmia 2020 è iniziata, nel mio caso, con una piccola quantità di uva bianca, nello specifico Riesling italico. Io ne ho pigiato per ottenere naturalmente un vino secco e fermo, come sempre nella mia filosofia.
assolutamente abbiamo raccolto uve sane, anche oltre le aspettative, dato che c'era stato un mese di agosto abbastanza piovoso, dove c'era stata qualche preoccupazione per l'eventuale proseguo giusto della maturazione. Il Riesling avrà un grado alcolico superiore ai 13 gradi. Questa diciamo che non è la zona più tipica per il Riesling italico, però normalmente si ottiene un buon prodotto, ecco, è un vigneto ben specifico su un terreno sicuramente adatto da bianco. Mentre per quanto riguarda la vendemmia dell'uva rossa, qui siamo nel pieno della zona del buttafuoco, c'è stata un'ottima maturazione delle uve, anche fenolica, meglio perfino del 2019, anche questa è una cosa che non mi aspettavo, però effettivamente stiamo vedendo ancora il decorso finale della macerazione sulle vinacee del buttafuoco storico, ci sta dando un vino molto strutturato, sicuramente grande intensità di colore, e sembra addirittura più completo rispetto a quello del 2019, pur mantenendo sempre una gradazione che rimane intorno ai 15 gradi, che oramai è la gradazione un po' tipica, ecco, di questa zona per il buttafuoco. Vendemmia 2020 è stata un'annata, direi, che ci ha sorpresi per quanto si è ripresa, ovvero ricordiamo la siccità primaverile, ricordiamo dei grandi caldi, quindi un germogliamento anticipato, ma che grazie al mese di luglio che si è rinfrescato ci ha portati a dei risultati di soddisfacente, direi anche ottima qualità in alcuni casi, in alcuni prodotti. Per le basi spumanti siamo a Rocca dei Giorgi, quindi Pino Nero per eccellenza. Nelle basi spumanti abbiamo ottenuto dei pH molto validi, nonostante le acidità non siano alte ma non altissime. Però questi pH equilibrati hanno dato dei risultati di grande freschezza, vivacità, ottima struttura. I tannini del Pino Nero vinificato in rosso sono estremamente eleganti, abbiamo avuto comunque uve abbastanza fresche, un carico produttivo che forse ha anche aiutato questo equilibrio, quindi tra l'apparato fogliare e il frutto un po' più di uva ha fatto sì che anche il grado alcolico fosse contenuto e adatto al tipo di vino che vogliamo fare noi, quindi complessivamente potremmo dire che la vendemmia 2020 è una buona vendemmia. Aspettiamo le malolattiche dei Pino Neri vinificati in rosso per dare un giudizio complessivo e finale, per cui ora non voglio eccessivamente sbilanciarmi, però direi che è andata molto meglio rispetto a quello che si prospettava nei mesi di maggio-giugno. Vendemmia 2020. Per noi produttori in regime di agricoltura biologica è stata una vendemmia complicata, in realtà un andamento stagionale complicato, si sono alternati climi diversi all'interno dell'annata che hanno generato una forte pressione delle malattie fungine che ci ha visti impegnati in una dura guerra contro l'operano sporello indio. Però, come tutti gli anni, siamo arrivati alla vendemmia. Fortunatamente la pressione della malattia poi ha allentato un po' il morso, come si dice, quindi l'uva siamo riusciti a portarla alla vendemmia sana. La produzione, a seconda delle varietà, è in linea con le annate medie, qualcosa in meno sulle croatine, qualcosa in più sulle barbere. Il Pino Nero invece ha avuto una produzione costante e di buona, ottima qualità. Perché dico il Pino Nero? Perché il Pino Nero, essendo vendemmiato prima, fa una vendemmia a sé e non ha avuto particolari problemi, come dicevo prima, di sanità delle uve e di andamento di maturazione. Una maturazione leggermente precoce,
ma ormai siamo abituati a questa precocità di maturazione senza esagerare. Sulla vendemmia delle rosse invece c'è stato qualche problema in più, perché ci sono stati i primi giorni, le prime settimane di settembre, dove c'è stata una recrudescenza del caldo, arrivati a 32-36 gradi durante la prima settimana di settembre, che ha complicato un po' le cose facendo concentrare molto le uve e con fenomeni di siccità tardiva, che è un po' una novità, perché di solito l'andamento stagionale di settembre è sempre più fresco e sempre più umido. Però in tutto sommato, al di là delle difficoltà, al di là della fatica, siamo soddisfatti della vendemmia sia da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto da un punto di vista qualitativo. Vendemmia 2020, vendemmia molto bella. Siamo molto contenti, è stata una vendemmia bella sia dal punto di vista dell'uva bianca, quindi nel nostro caso puntato classico, che è il nostro vino principale. È stata una vendemmia elegante, perché ha fatto un giugno bello freddo, quindi con belle escursioni termiche, e ha fatto una comunque la vendemmia bella, non troppo calda, la pioggia è venuta giusto, quindi perfetta. Per quanto riguarda i rossi, siamo contenti, molto contenti anche di quelli, perché c'era solo l'inizio, sembrava che ci fosse un po' troppa uva, quindi siamo intervenuti, abbiamo tirato via più di radamento, abbiamo tirato via l'uva in eccesso, abbiamo aspettato un po' fino all'ultimo e le ultime acque ci hanno aiutato anche con l'abbassarsi della temperatura, e abbiamo ottenuto dei prodotti da vacca rossa bellissimi, soprattutto con un tannino che di solito nella cravatina è sempre un po' duro, ma bellissimo, un tannino così forse nella cravatina non l'avevo mai visto. E questo ci ha permesso anche di continuare il nostro progetto, quest'anno che abbiamo iniziato per il primo anno nel 2013 con il classico riserva, IGER, e quest'anno siamo andati avanti, e quest'anno sicuramente siamo riusciti a selezionare ancora meglio la nostra vigna, ottenere il 30% di resa, sicuramente è stata un'annata bellissima anche per quello. Vendemmia 2020 è stata una buona vendemmia, una vendemmia che dopo tanti anni di carenza, anche perché io comunque produco sempre molto poco, dopo il 2019 siccitosissimo, finalmente abbiamo fatto un po' di uva. Qualche problema, qualche grappolo lasciato sulle viti, perché magari c'era un po' di marciume, non era maturo, però è stata una buona annata, prodotti freschi, molto profumati, e naturalmente poi vedremo alla fine i risultati, però c'è una buona prospettiva per quelle che sono le basi spumante e anche i bianchi fermi. I rossi, stiamo parlando sempre di uva comunque matura, hanno una loro carica aromatica, se vogliamo dire così, una loro fragranza, e un pochino meno, forse un po' meno carichi di colore, ma quello è sempre un problema che non mi riguarda, perché di estratto ce n'è sempre veramente tanto, con viti che sono mai esasperate, mai portate a produrre di più di quello che può essere la loro naturale produzione e la loro forza. Vendemmia 2020, interessante, iniziata col Pinot Nero a settembre, i primi di settembre, da vinificare il rosso e il rosato come mia abitudine, e con una buona qualità e delle produzioni nella media. Siamo andati avanti col moscato e quindi poi con le bianche, sinceramente meno bene degli altri anni, nella qualità, nella quantità più che altro, perché appunto la stagione è stata complessa, soprattutto per le piogge di fine giugno, hanno reso complicata la gestione nel vigneto, quindi per fare qualità meno quantità, e poi con un'ottima Barbera di cui siamo molto contenti sia nella qualità che nelle quantità, con una vendemmia un pochino anticipata rispetto agli altri anni e delle gradazioni ottime, ecco. E quindi tutto sommato il bilancio è abbastanza positivo da questo punto di vista. Vendemmia 2020. Abbiamo quest'anno, diciamo che la vendemmia si presentava un po' diversa da quelle degli altri anni, non è stata un'estate tanto calda come abbiamo avuto nelle ultime annate, e forse ci aspettavamo anche qualche cosa di diverso, invece si sono confermati
per noi i soliti gradi, soprattutto sulla Croatina e sul Barbera, gradi molto elevati, e diciamo il Pinot, l'unica differenza è stato che il Pinot e tutta la vendemmia è stata spostata in anticipo. Pinot l'abbiamo fatto secondo me nei tempi giusti, le acidità erano ancora significative qui, e questo è il problema che noi qui abbiamo sempre, e abbiamo capito che cosa si deve fare per cercare di ovviare a questa cosa. Anche le malvasie, che noi ne facciamo due ma li raccogliamo lo stesso giorno, e sono andati abbastanza bene. Abbiamo avuto forse poi qualche problema con le rosse, solamente dovuto al fatto che poi ha cominciato a piovere, e quindi anche questa è stata un'esperienza un po' diversa da quello a cui eravamo abituati negli ultimi anni. Però come dico, i gradi li abbiamo ritrovati, la Croatina e il Barbera ci lasciano pienamente soddisfatti anche quest'anno, soprattutto perché, malgrado le gradazioni, abbiamo avuto delle fermentazioni in cantina molto regolari, tranquille. Noi non abbiamo impianti di freddo e quindi dobbiamo tenerci le temperature che si fanno, e però quest'anno abbiamo avuto appunto delle fermentazioni regolari che sono andate a fine senza grandi sforzi. Vendemmia 2020, come spesso accade, una vendemmia diversa dalle altre. Cominciata presto, come succede ormai da quasi 20 anni, è cominciata il 13 di agosto. Abbiamo ovviamente iniziato con il Pinot Nero base spumante, e su questo vitigno si prova le capacità dell'enologo, perché raccogliendo nei momenti più caldi è molto difficile. Il nostro vantaggio è che abbiamo vigneti molto vicini alla cantina, e quindi raccogliendo nelle ore più fresche riusciamo ad ovviare questa problematica. È proseguita poi con le bianche, precisamente con il Miglior Turgao, che è un precoce, il bianco precoce, il Riesling, alternato dal Merlot, che è una rossa precoce, e quindi il Cortese. Abbiamo proseguito con le rosse autoctone, Barbera e Croatina. Ecco, è stata una bella vendemmia. Unica nota dolente che su queste uve quest'anno abbiamo avuto un piccolo attacco di tignola. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che la scelta vendemmiale fosse molto più, come dire, onerosa e da seguire con più attenzione, proprio per eliminare questi grappoli colpiti dalla tignola. Un'altra novità invece bella, queste uve, Barbera e Croatina, base del nostro rosso oltrepopavese riserva, hanno fatto la prima parte della fermentazione in botti, in barrique, messe in verticale, a cui veniva tolto il coperchio, come se fossero dei piccoli tini, e i risultati li vedremo fra qualche anno, e spero che vi entusiasmino come entusiasma noi l'attesa di un nuovo vino. A presto! We'll be right back.